Siamo all'AIRE di Pisa, ho studiato a Padova, mi sono laureata a Padova, ho lavorato per tanto tempo all'AIRE di Padova. Quando ho deciso, dopo la laurea, io e Sara, che è l'altra fondatrice, di trasferirci in Toscana, abbiamo pensato, non c'era l'AIRE, apriamo un AIRE, no? Del resto noi eravamo laureate tutte e due in psicologia, stavamo facendo la scuola di specializzazione in psicoterapia e in qualche modo poteva anche essere un modo per crearci un posto di lavoro. E abbiamo aperto il 6 marzo del 1981. AIED vuol dire Associazione Italiana Educazione Demografica, è nata in Italia nel 1953, quindi in tempi abbastanza particolari, e si è dovuto chiamare proprio Associazione Educazione Demografica perché non si poteva parlare di contraccezione, perché era perseguibile per legge, perché esisteva ancora l'articolo 833 del codice Rocco, che è stato cancellato grazie all'AIED, all'azione dell'AIED, delle donne dell'AIED nel 73. Oggi l'AIED è praticamente un vero e proprio consultorio familiare, con tutti i servizi che esistono negli attuali consultori familiari, forse qualcuno in più, perché noi abbiamo anche il servizio di andrologia per i ragazzi. Consultorio, lo dice la parola stessa, ma dove ci si consulta con delle figure professionali. Il consultorio adesso è stato veramente svuotato di significato con la razionalizzazione nel sanitario e proprio ha perso quello che era lo spirito iniziale. Era un centro che serviva soprattutto alle donne dall'età infantile, ci sono anche i pediatri, fino all'età adulta, per ritrovarsi, per parlare della sessualità, per parlare del controllo delle nascite e per vivere tranquillamente la nostra relazione di coppia, quindi le gravidanze, i parti, menopausa e post-menopausa. Doveva esserci un consultorio ogni 20.000 persone, adesso invece con la razionalizzazione i consultori sono stati tagliati e sono diventati purtroppo dei poliambulatori. Le persone del territorio partecipavano alle assemblee, organizzavano assemblee all'interno del consultorio. Oggi questa cosa non c'è più, purtroppo. Noi stiamo cercando di riconquistare questo aspetto del consultorio. Il gruppo, quello che poi è diventato AIED, è nato da intellettuali proprio, diciamo che i primi consultori, chiamiamolo così, nascono molto 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 prima del 53. Siamo nel dopoguerra. Dopoguerra il problema più grosso era, periodo fascista, l'incremento delle nascite, cioè, come sappiamo, Mussolini pagava le donne e le famiglie che facevano tanti figli. Quindi ci siamo trovati in una situazione di crisi profonda, lavorativa, non c'era lavoro e c'erano tantissimi figli, quindi il problema che si pose politicamente e socialmente era quello di un controllo delle nascite. Una donna ha proprio fatto questo discorso qui, cioè per portare avanti questo controllo delle nascite a Roma ha preso un quartiere e girando porta a porta hanno preso un campione di tot numero di famiglie proprio facendo la propaganda contraccettiva e in questo modo sono riusciti veramente a ridurre tantissimo le nascite e quindi piano piano sono nati questi centri familiari di aiuto alle coppie. AIED è nato nel 53 e svolgeva attività già consultoriale, i consultori non erano neanche nella testa di nessun legislatore. La legge sui consultori è la legge che è del 1975, i consultori dell'AIDA sono stati proprio precursori dei consultori. Però dico, nel momento in cui sono nati quelli pubblici, ha cambiato proprio la modalità. Il 1994 non ha portato l'aborto, cioè ha
regolarizzato e ha difeso la salute della donna, perché gli aborti oggi si fanno in ospedale, quindi con tutte le tutele, ma un tempo l'aborto si faceva con le mammane, le famose mammane, o la donna stessa con intrugli di prezzemolo, calze, con il rischio sia della vita ma anche della sterilità. Quindi è l'AIED si è organizzato, da una parte portava avanti la lotta perché potesse passare la legge 94, quindi la legge sull'aborto. Dall'altra parte aiutava le donne, assieme al CISA, che era l'organizzazione radicale a quel tempo, organizzavano proprio una donna metteva a disposizione la propria casa, andavano degli operatori, delle operatrici, quindi con materiale monouso, completamente sterile, e praticavano gli aborti a un gruppo di donne. L'AIED, anche di Pordenone, ha praticato proprio la disobbedienza civile, questo soprattutto per le ragazze minorenni, rendendolo pubblico. E infatti, certo, diciamo, le ostetriche, poi si sono fatti anche anni di galera per questa cosa, per portare avanti questa battaglia.